Salve a tutti voi, in questa puntata parliamo delle imbragature di sicurezza come questa che vedete alle mie spalle, qualcuno le chiama, anche se non è tanto corretto, cinture di sicurezza. Perché è molto importante saper usare le cinture di sicurezza? Perché nel 2012 il 25% dei morti sul lavoro è stato causato proprio da cadute dall'alto. Molte persone, non avendo fatto formazione, non sanno come usare le imbragature, le tengono in macchina magari per farle vedere in caso di controlli che ce l'hanno, ma non le usano perché non le sanno usare. Mentre invece, se usate bene, ci salvano la vita in caso di caduta. Molti morti e molte persone paralizzate a letto in carrozzella potrebbero essere evitate con un corretto uso di questi strumenti. Ricordiamoci sempre che la cintura di sicurezza va agganciata non lateralmente ma a questo anello che sta dietro la schiena. Vi proponiamo una serie di filmati fatti all'interno degli istituti edili di Bologna o da altri enti bilaterali di formazione o anche raccolti su internet. Lavori nell'edilizia? E allora non tapparti le orecchie e mettitelo bene in testa. La sicurezza non è un peso. Allacciati alle norme e non gettare i consigli. Agganciati alla vita. Se osservi bene le regole, ti metti al sicuro, eviti i passi falsi e non inciampi. Agganciati alla vita. La prima cosa da evitare assolutamente è quella di mettersi nelle condizioni di cadere dall'alto, cioè lavorare a più di 2 metri di altezza senza alcuna protezione. I salti nel vuoto in cantiere saranno protetti da robusti parapetti o da barriere che impediscono l'accesso al luogo pericoloso. Ricordati che è vietato rimuovere le protezioni o i parapetti o modificarli senza l'autorizzazione del capo cantiere. Può succedere che per qualche lavorazione e in particolari condizioni tu debba operare ad una quota superiore ai 2 metri senza parapetti di protezione. È il caso della costruzione di una struttura prefabbricata come un capannone in cemento armato o un solaio in lastre, o della costruzione di un ponteggio, oppure di carpenterie metalliche, della manutenzione a coperture o dell'uso di macchinari come i ponti sviluppabili o i cestelli su autocarro. In questi casi o in altre simili condizioni dovrai proteggerti dalla caduta dall'alto mediante l'uso dell'imbracatura o cintura di sicurezza. La cintura di sicurezza che userai nei cantieri edili è di tipo completo, a norma di legge, con sottocosciali e spallacci, con agganci sulla schiena tra le scapole o al centro del torace, in modo da evitare lo sbilanciamento del corpo in caduta al momento dell'arresto. Considera che il contraccolpo che riceve una persona che cade è notevole ed è importante ripartirlo su più parti del corpo. Se fosse concentrato solo sulla vita, ad esempio come nell'uso della sola cintura, la persona potrebbe subire gravi lesioni interne o danni alla colonna vertebrale. All'imbracatura deve essere fissata una fune di trattenuta con annesso dispositivo di dissipamento di energia o freno, capace di limitare la caduta ad un massimo di 1,5 metri. Tramite un moschettone metallico o una pinza speciale, sei ora pronto ad assicurarti a un punto fisso, a un cavo o una guida rigida, vincolati solidamente a ponteggi o a strutture. Ricordati che la caduta è sempre improvvisa e non controllata e spesso avviene in un tempo troppo breve per poter reagire. Un corpo umano di 75-80 kg che cade da 10 metri di altezza arriva a terra alla velocità di 50 km orari. Le conseguenze sono quasi sempre letali. Ne mernicilor. Pune centura asta. N-am nevoie. Nu e de glumă. Cel mai bine este să previi. In commercio ce ne sono di diverse tipologie, partiamo da quella più semplice, bretelle e cosciali, che viene
viene indossato in questo modo. Dopodiché l'operatore se la può regolare a piacimento, tenendola in tensione ma non troppo nelle cosce e sulle spalle. Per migliorare il comfort delle imbragature, quindi la loro utilizzazione, alcune case hanno pensato di fornire le imbragature di comfort di vario tipo. In questo caso abbiamo una imbragatura sempre in tessuto, dove è stato aggiunto un corpetto che tiene sempre in forma l'imbragatura, quindi l'operatore sa sempre esattamente qual è la parte alta e la parte bassa dell'imbragatura, inserti in alluminio per rendere più leggero l'imbragatura e soprattutto degli innesti fast che mi permettono di sganciare e agganciare i cosciali una volta registrati e quindi poter togliere e mettere l'imbragatura in maniera molto più veloce e più confortevole. Prendete in mano il cinturone, infilate i piedi dentro la cintura e dentro ognuno dei cosciali. Tirate sul cinturone fino ai fianchi. Allora, la prima regolazione si fa sulle due fettucce che escono dalle fibbie laterali del cinturone. Prendete e tirate in avanti le fettucce, quelle, tira, in modo che si stringe, vedete? La regolate subito e non vi cade più. Appoggiatela bene sopra i fianchi, Devono essere bilanciati i due lati, non tirate solo una parte, tiratele tutte e due un po' per volta in modo che l'attacco centrale resti al centro. L'ultima cosa che si mette è la bretella e qui vi fate aiutare ognuno da chi vi sta vicino, perché la bretella deve passare sopra la testa, vedete, la sua non passa perché è troppo corta, la dobbiamo allungare e poi far passare. Ok, gli occhiali. Il moschettone che scende dalla bretella lo dovete agganciare guardate dietro all'anello, non sull'anello perché sennò l'anello è occupato e non può più servire, lo dovete agganciare dietro. Questo cavo d'acciaio scorre liberamente in discesa e in salita, va in blocco esclusivamente quando viene trazionato in velocità, d'accordo? Quindi in pratica funziona esattamente come la cintura di sicurezza della macchina. Se io volessi salire, immaginate un po', liberamente all'esterno di questo ponteggio, dovrei posizionare questo dispositivo agganciato lassù in alto sulla barra di questa grossa, in maniera tale che io possa sfruttare un punto d'ancoraggio sicuro. Lavori nell'edilizia? E allora non tapparti le orecchie. E mettitelo bene in testa. La sicurezza non è un peso. Allacciati alle norme. E non gettare i consigli. Agganciati alla vita. Se osservi bene le regole, ti metti al sicuro. Eviti i passi falsi e non inciampi. Agganciati alla vita.